Allora. Siamo tornati. Era da qualche giorno che non registravo perché ho registrato quattro parti in un giorno, quindi ero tipo a posto. Allora, sono tornato momentaneamente a Fungopoli, Toad Town, perché adesso che abbiamo la classe Sole, possiamo andare a comprare nel negozio Sole. Eccolo qua. Lasciate che vi porga il nostro più caldo benvenuto all'Atelier Champignon! Accidenti, avete dei baffi ancora più belli di come me li ricordavo! Ma se non abbiamo mai comprato qui. Beh, non posso far altro che darvi delle tessere fortuna oro! Vedrete che sarà più facile vincere! Ok, vediamo un po' che cosa c'è da comprare. Oh, piano no. Come fa? Ok. Allora, tuta da eroe che ce l'ha Luigi. Potrebbe aiutare Mario, ma non so se mi va di spendere 1500 per Mario. Tuta VIP. 90 di difesa. E beh, allora, ma per... vediamo. Potrei, ma prima vediamo cosa sono gli altri. Aumenta i punti attacco. Potrebbe essere carino. Però mi sa che ho già tutto quello che mi serve qua, non so. È più facile alzare i colpi fortunati, aumenta l'attacco. Recupera PA ogni turno, uno solo non è abbastanza. 20% più di martello, però non uso mai il martello. Rubi uno strumento al nemico colpito, figo. Però boh. 20% in più di danno. Per il salto, insomma. 5% di punti vita a ogni colpo. Suona carino. Potrei farci un pensierino. Rispetto a... Non puoi indossare due paia di scarpe. È bellissimo. Ok. Allora, forse al posto di fare più attacco potrei. Ma sì, dai. Guadagna cintura, meno PA per gli attacchi speciali. Ok, sono matto. Sono matto, compro tutto. Sì, tentiamo lo salto con la tessera fortuna. Dove cavolo è? Ok. E un fiore. Hai vinto il secondo premio. Ti restituisco il 20% di ciò che hai speso. 900. Dai, ringraziamo vivamente. Figo. Quindi il camerino in realtà non serve a niente perché non è che ci cambiamo. Allora, adesso siamo quindi nella classe Sole. Possiamo comprare il negozio Sole. Siamo al livello 19 con tutti e tre. E come ha detto uno dei miei fan, uno dei miei follower, Gans, l'ultima classe verrà sbloccata al livello 25 per Mario e Luigi e al 20 per Bowser, quindi siamo quasi arrivati con lui. Solo che Bowser non ha gli stessi, non ha i negozi dove può andare con più classe, quindi serve a poco con lui. Comunque, sì, quindi potremmo andare a comprare qui tra 6 livelli. Perché sono degli ingrati, no? Salvo il regno e non mi fanno andare a comprare comunque dove vogliono. Vaffanbagno. Quindi, allora, eravamo arrivati. No, non devo salvare. Eravamo arrivati a io che devo tornare al castello. Quindi, muoviamoci. Allora. Qui c'è qualcosa? Diamo un'occhiatina. Allora, qui c'era, da qualche parte c'era un punto dove possiamo usare il guscio schianto. Era da queste parti. Vediamo. Forse di qua. Vabbè. Non ho voglia di fare backtracking per cercarlo, quindi lasciamo perdere. Mi dispiace, resterà non usato. Fa vedere solo se... Ma porca miseria. Allora, aspetta.
Allora, potrebbe essere. Mi viene in mente solo quel posto là. Ma dai, andiamo, dai, per lo scrupolo. Ah, eccolo qua. Andiamo a vedere che cos'è. Oh. Ok. Una stella mela, molto utile. Delle piattaforme, quindi. Ah, per Mario e Luigi, ok. Dove sono? Ah, ok. Un nuovo punto di. Un nuovo equipaggiamento. Bracciali unità. Recuperi punti di attacco ogni turno. 2. Sono troppo pochi. Non mi interessa. Soldi. Ok, torniamo al mio castello. Aspetta, quanti fuffi blocchi ho? Nessuno. Attenzione. Ok. Questo è il punto dove potevamo usare il guscio schianto. Oh. Per la superficie, scorciatoia per il castello. Come, come? Perché Bowser avrebbe costruito una scorciatoia per infiltrarsi nel suo castello? Non sembra una grande idea. Ok. Vabbè, contento lui. Chi siamo noi per dirgli che non deve? Grande Bowser. Ci siamo? Ah, eccoci. Boom. Sono tornato, baby. Signore, vuole i famosi biscotti sogghigno? Morbidi da mordere? Da mordere. Morbidi da mordere? Wow, è morbidi da mordere. Ok. È facile da digerire. Bene, venduti. Ah, li ho finiti. Mi spiace. Che sono molto triste che tu li abbia finiti. Non c'è più nessuno, perché lavori ancora? Coco, altri spettacoli? Non c'è posto migliore della prima fila per ammirare il superbo l'orso ghigno. Quando l'orso ghigno entra appieno nella parte, si lascia scappare spruzzi di saliva e quelle gocce gli cadono addosso come fossero rugiada. Ah, che emozione! La cassaforte sotterranea? Ma che ne so io? Se è sotterranea, sarà nei sotterranei, no? Però ci sono dei lavori in corso nel passaggio per i sotterranei. Ma perché invece non vai ad ammirare la statua di l'orso ghigno sul balcone? Ha messo una statua sul balcone. Benvenuto al Teatro Sogghigno, signor ospite. Non sono previsti spettacoli a breve. Come sa, dipende dall'umore dell'esmio, l'orso ghigno. Sì. Glielo faccio io venire un buon umore. Ehi, bestione, ti sei fatto fare l'autografo dell'orso ghigno? Eh? No? Che guscio vuoto! Quando tornerai in te, ti taglierò lo stipendio. Distributori. L'orso ghigno ha già firmato gli autografi. Se ti interessava, dovevi dirlo prima del concerto. Certo, sono tristissimo. È stato un concerto meraviglioso, ma mi sono stancato. Però prima di andare a letto devo assolutamente comprare il biglietto per il prossimo. Ok, allora andiamo verso il sotterraneo. Vediamo. Aspetta, questo l'ho già letto. No. Allora, dove potrei andare che prima non potevo? Il concerto è terminato! Terminato! Preghiamo di ridirigersi verso l'uscita della sala. Sala! Oh, è finito! Ma la prossima volta mi siederò in prima fila! Assolutamente! Io credo in te! Ma dove si esce da questo posto di... È stato bellissimo, cara! L'orso ghigno è affascinante quando sei sul palco, cara!
ragione, caro! Ma tu sei anche più affascinante, caro! Mua! No, sei tu la più affascinante, cara! Mua! Oh, cara, tu sei il cupo più affascinante del mondo! Mua! Che charme, l'orso ghigno! Ok, usciamo verso... Aspetta, vediamo se c'è ancora quello che ho perso l'altra volta. No, non è andato via. Peccato. Era uno shrub, bellissimo. Bello cameo. Allora, di qua c'era il sotterraneo con le statue. Non posso fare nulla, presumo? No. Allora proviamo ad andare a sinistra. Oh! 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 Muoviti, via. Levati. Levalo da davanti. Ah, giusto, c'era un pulsante. Bowser, come facevi a muoverti nel tuo castello prima se non avevi questa abilità? È un'ottima domanda. Ok, verso la cassaforte sotterranea. Oh! Ah, cos'è sta roba? Il passaggio per i sotterranei è bloccato? Maledetto sogghigno! Presumo che... No. Lavori in corso nei sotterranei? Sul balcone qua sopra è in corso l'allestimento della statua di sogghigno. Gli interessati sono pregati di dirigersi al balcone della sala del trono. Al balcone dalla sala del trono, immagino. Ho sbagliato. Ah, bene, bene, abbiamo sbloccato un nuovo... passaggio segreto. Pollo esplosivo. Ok, dai, 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 dai. Sono ancora, sono un pochino. Ma non ci serve adesso. Oh! Salve. Oh, buongiorno. Nice. Allora, Sir Cellotto, ok. E Chomp. E Chomp è orribile, non è neanche un gioco di parole decente, degno di questo nome. Va bene, risucchiamoli, che cosa succede? Succede che ho un gatto e si è arrossato. Stai bene, Chomp? Buongiorno, gli infermieri più timidi? Danni di malattia. Però come faccio a fare... Vabbè. D'accordo. Fatti male. Ciao. Oh, ma che carino. Vediamo se il fuoco gli fa più male perché è accaldato. No, il fuoco non fa granché. Non è una granché come mossa, sinceramente. Hai finito. Oh, là. Oh, classe oro? Classe oro, come diceva Gans. Hai raggiunto la classe oro. Adesso puoi indossare 3 tipi di equipaggiamento. Strano. Avevo letto. Ah, questo è un cellotto Goomba. Ser cellotto perché sono imprigionati, presumo. Fammi provare una cosa. Esatto. Ah, a quanto pare 2 insieme non si prendono. Perché prima non me l'ha preso. Ok. E dai, come faccio?
Ok. Ok. Era una stanza quadrata. Vuota. Balcone sotterraneo. Noi dobbiamo andare sotterranei? Ehi. Ma metti un corrimano, ma... Sei un selvaggio, Bowser, eh? Ormai prendiamo quasi 1000 alla volta. Zanne ardenti. Oh, giusto, posso equipaggiare 3 cose, me l'ho dimenticato. Allora, zanne blocco, 20% difesa. Zanne ardenti, probabilità doppia di casare scottature. E però il fuoco non lo uso mai, quindi non lo so. Allora, bracciali, aumenta l'attacco, recupera il doppio di attacco, aumenta il 20% la difesa. Anello robusto, aumenta il 20% la difesa, 20% la difesa. È la stessa cosa, figo. Aumenta il 20% punti vita. A volte usi un pollo prima. A volte. Questo lo voglio usare, anello pollo. Basta, anello pollo. Ah. No. Giù. Non si può passare. Mannaggia, mannaggia. Allora andiamo su. Oh! Due vie. Questa sembra andare verso... Sala VIP, si prega di rispettare le quiete del luogo. Non servirsi delle pietanze rimaste. C'è da domandarsi come funzioni, che alcuni sono con lavaggio del cervello e altri sono imprigionati. Non c'aveva voglia di fare una sola cosa per tutti. Ah. Il cibo! C'è ancora roba da mangiare! Mi è venuta fame con tutto quel movimento! Potrei fare merenda! Ma che fai? Vuoi diventare di nuovo un ippopotamo con il guscio? Ma smettila! Basta fare un po' di moto e torno snello come prima! Se lo dici tu, fa come ti pare. Vediamo. Visto, te l'avevo detto, sei diventato di nuovo una botte! Possiamo ancora andare in quell'area del corpo, ma credo che non serva a niente. Mi puoi fare il favore di tornare come prima? Non ho tempo di stare qua ad ammirare il tuo appetito. Oh, oh! 100 al giorno! Esatto. Questo serve se volete tornare nella zona di prima, dato che quando Bowser è magro l'accesso è vietato. Se boh, volete recuperare i tasselli attacco o i fagioli, io non ci torno, onestamente. Ops. Perché continua ad aprire il menu del cavolo? Anziché la mappa. Aspetta, aspetta. Un blocco. Yes. C'è altro? No. Un'altra monetona. Finalmente ho smesso di laggare. Ho un po' armeggiato con le opzioni. Oh, il trono. Non ti ci puoi sedere, adesso è di sogghigno. Non lo dire mai più. Scusa, scusa. Zanne smaglianti. Non serve a niente, ma vale molto. Ma perché esistono ste cose? Ma chi ce l'ha messe? Siamo sul balcone finalmente. Ma è una via senza uscita, no? Guarda qua. Non è pure... è pure rotto. Che schifo. Che è stato orribile. La farò a pezzi. Aspetta un attimo. Qua sotto c'è l'ingresso ai sotterranei.
quello. Dobbiamo fare qualcosa. La statua di l'orso ghigno è in pericolo. Al momento non ci sono né l'orso ghigno né il nobile grugnosauro. Dobbiamo fermarlo noi. Ma come? Guarda quanto è forte. Vai a chiamare tutti quelli rimasti nel castello. Muoviti. Sto arrivando. Oh no. Lo vogliono buttare contro il burrone. Ma che state facendo? Ah, ci serve un piccolo boost. Spingete! Non vi lascerò sbattere giù. Hop. Hop. Ancora uno sforzo! Oh! Molto breve, come minigioco. Dove sono finiti loro? Sono caduti anche loro? Vabbè. È tutto per lasciare un segno, per fare un gesto. Oh! Ha, ha, ha. Bene, siamo in una zona sotterranea a cercare la cassaforte. Ah, che dovrebbe essere laggiù, ovviamente nel punto più lontano. Continueremo nella prossima parte, presumo. Salviamo. La seconda cura stella è nel castello di Pausa. Andiamo.